lezioni di ricatto, incontra Natty fuori da Hogsmeade. Beh, visto che lei è capace di trasformarsi in animale, ma sai che non vorrei che il potenziamento ultimo della scopa sia il fatto che il NOS non si consuma mai? Può essere. Eccoci qua. Aspettiamo Natty. Allora, andiamo a fermare Arlo? Oh, hai voglia, guarda. È proprio il mio primo dei pensieri oggi. Farò tutto ciò che sarà necessario per farla pagare Arlo. So che hai un piano. Dobbiamo raccogliere immagino che piano poi sia il signor Beagle menzionati da Archie e dalla signora Beagle. Ok. Agabus Filbert, Otto Dibble e i coniugi Rabe. Va bene. Tu parla con ciascuno di loro. Io invece mi dirigo alla testa di porco. Ho visto alcuni Ashwinder dirigersi laggiù. Inoltre mia madre non si avvicinerebbe mai alla testa di porco. Così è improbabile che venga a sapere delle mie Quanto attività. Ci fai che se invece mi aggirassi ci arriva subito. Certo. Vabbè, andiamo. D'accordo. Parlerò con loro. Spero di scoprire qualcosa. Sapevo di poter contare su di te. Dobbiamo sapere. Ma con che faccia robotica me l'hai detto? Li stanno ricattando. Ci rivediamo qui dopo che avrai parlato con loro. Ah, d'accordo, grande capo. Spero di potermi muovere un po' più liberamente per quando tornerai. Certo, guarda. Sono sicuro che il piano funzionerà alla grande. Questo qua che corre, che fa? Che hai da nascondere? Fermo lì. Dove stai scappando? Aspetta, aspetta, aspetta. Preso. Vabbè, intanto qui c'è una serratura di livello 1. Davanti alla luce del sole gli apriamo la porta di casa a qualcuno. Ecco fatto. Le serrature magiche sono facilissime da aprire, a quanto pare. Ora sei mio, Demiguys. No? Strano. Eccoci qui ai tre manici di scopa e andiamo a vedere come sta la signora. Che ho fatto? Mi dica, signora, mi dica. Signora Rabe, possiamo parlare di Theophilus Harlow? La signora Beagle è mia amica e sto cercando di recuperare delle prove contro di lui. Povera Joanna, e il piccolo Archie. Ora Arlo si è preso pure il mio isco. In che senso? Perché mai? Lavoro come guardia alla Gringot e mio marito fa lo spezza incantesimi per loro. Ok. Arlo mi contattò per aiutarlo a estorcere ai miei colleghi una serie di tesori delle camere blindate. Lei ha rifiutato? Certo che sì. Ovvio. Più volte. Pensavo rinunciassero. Sì, guarda. Una notte non sono rientrata a casa e mio marito non c'era. Solo un biglietto appeso alla porta con un coltello. Il biglietto minaccioso. Diceva che avevo pochi giorni per rivalutare l'idea di aiutarli con alcuni problemi finanziari e che mio marito avrebbe apprezzato la mia celerità. Ma non posso dare a darlo quello che vuole e sarà il mio isco a pagarne le conseguenze. Lo so, purtroppo è brutto lavorare con sta gente, signora. Grazie, signora Rabe. Nonostante sia inquietante, sapere fino a che punto potrebbe arrivare Arlo è utile. Il signor Beagle ha tentato di aiutarci, ma ora è scomparso. Non so più cosa fare. Farò tutto il possibile per trovare delle prove contro Esatto, Arlo. Ci penso io. Ecco il biglietto che ho ricevuto. Devi fare molta attenzione. Non devi metterti in pericolo. Sì, signora. Speriamo voglia riconsiderare la nostra richiesta di aiutarci, ok? Una prova, meglio conservarla. Grazie. Spero non sia troppo tardi. Vedremo, signora. Gli altri due amici del signor Beagle. Vedremo. Otto Dibble lavora da Stracci & Sons. Dovrei provare lì. Ti prego, dimmi che non l'ha preso lui. Deve essere qui. Eccoci arrivati. Signor Dibble, posso parlarle? Riguarda Theophilus Harlow. Non ho niente da dire su di lui. Posso proporti una cravatta di ottima fattura? Guarda, è esattamente quello di cui avevo bisogno. Pensa un po'. Ho parlato con la signora Beagle. Conosci i coniugi Beagle? Va bene. Oh, oddio! Ma con discretezza, il signor Hill non deve assolutamente sentirsi. Siamo fuori dal negozio, voglio dire. È stato molto gentile quando i troll hanno attaccato. Ah, è una brava persona, ma non capirebbe la situazione con Arlo. Ok. È iniziato tutto settimane fa. Ero distratto, stavo leggendo un biglietto quando tu sai chi è entrato in negozio. Ma Voldemort ancora non esiste. Il bancone mi sono offerto di aiutarlo. Mi ha fissato un attimo, poi mi ha chiesto di controllare un ordine che aveva fatto. Quindi sono andato in magazzino a controllare, ma l'ordine si è rivelato inesistente. Quando sono tornato, teneva in mano il biglietto. Cosa c'era nel messaggio? Era un biglietto da Rosie Hill, la figlia del signor Hill. Vedi, 6 mesi fa noi ci siamo fidanzati in segreto. Oh no, non lo abbiamo ancora detto al signor Hill. Ha speranze più grandi per lei. Arlo mi ha detto senza mezzi termini che la mia relazione con Rosie, per non parlare del mio lavoro qui, dipendevano dalla mia disponibilità ad aiutarlo. Che brava persona Arlo, eh? È successo tutto molto velocemente. In un attimo ha preso una sciarpa molto costosa, se l'è infilata in tasca e ha sorriso.
Mi ha detto, il tuo segreto è al sicuro fin tanto che posso regalare alla mia amica tutti i capi di lusso che desidero. Certo, finora tutto quello che vuole. Finora sono riuscito a camuffare le sue richieste attraverso un po' di contabilità creativa. Duh. Ma non posso continuare così e sono terrorizzato all'idea di dire qualcosa. Non posso vivere senza Rosie. Ci penso io, non ti preoccupare. Grazie per avermi parlato. Sto raccogliendo delle prove per farla pagare ad Harlow. Vorrei solo vederlo marcire ad Azkaban. Ah, tranquillo, lo ammazzeremo. Facciamo prima. È un essere spregevole e molto, molto pericoloso. Per quanto riguarda la lettera di Rosie, se mai dovesse trovarla, io la so a memoria. Distruggila pure appena la vedi. Ho capito. Certo. Però se la trovi mi fai contento. Ora sbrigati prima che torni il signor Hill. Ci penso io, vai tranquillo. Siamo sulla strada giusta. Resta solo l'ultimo degli amici del signor Beagle. Agabus Filbert deve essere qui da qualche parte. Credo sia proprio lì, pensa un po'. Ciao. Salve. Chiedo scusa, signor Filbert. Possiamo parlare dei suoi affari con Theophilus Harlow? Sto cercando di recuperare delle prove contro di lui per donare un po' di pace alla signora Beagle. Oh, quella povera signora. Magica quella di Beagle. Voleva che denunciassi Harlow per un atto di violenza commesso ai miei danni. Ma io temevo ritorsioni da parte di Harlow. Così ho rifiutato. Che novità. Avrei dovuto parlare, ha fatto bene a non parlare. Se avesse denunciato Harlow come le aveva chiesto il signor Beagle, forse ora quel furfante sarebbe sotto chiave. Forse. O magari... mi sarebbe aspettata la medesima sorte. Ha detto che lo Harlow so. Ha commesso un atto di violenza contro di lei. Può dirmi che cosa è successo? Poco prima che venisse a mancare mia moglie, la splendida Dulcibella, aveva Dulcibella, scritto un piccolo scusi, libro di poesie. Come sorpresa per il suo compleanno, che purtroppo però non abbiamo potuto festeggiare, glielo avevo fatto rilegare e placcare in oro. E immagino che se lo sia preso Harlow. È venuto qui, intenzionato a punirmi per aver denunciato quei trogloditi che lavorano per Rookwood. Prima di poter reagire, mi sono ritrovato pietrificato e, giocando in casa mia, Harlow ha trovato il libro di poesie con la sua preziosa placatura in oro. E se l'è preso. A guardare impotente, steso all'ingresso, mentre lui se ne andava con quel libro, ridendo beffardo. Un bello strozzone. Sono ancora molto scosso per l'accaduto. Immagino che tema un'altra rappresaglia di Harlow, ma le dispiace se condivido queste informazioni con l'agente Singer? Suppongo di non avere scelta. Questi ricatti non possono continuare per sempre. Finalmente l'ha capito. Chiunque possa aiutarci. Bravo signore, serratura di livello 3, peccato. Come già sai. Tra l'altro c'è un altro forziere con l'occhietto. Invisibilità e furti per me. Grazie. E rieccomi di ritorno. Ti sei in ritardo. Ha detto che voleva andare alla testa di porco. Magari la troverò lì. Che palle, devo rifarmi tutto il percorso di nuovo ora. Stupida Natti, si sarà fatta rapire da Harlow o da qualcuno che lo segue. Natti deve essere qui da qualche parte. Grazie al cazzo, no? Scusami, è per la sincerità però. Scusi, vado sul retro, non si preoccupi. Vado solamente a controllare. Natuzza? Dove stai? La bacchetta di Natti. Lei sa lanciare le magie anche senza. Quindi forse voleva che la trovassi. È nei guai. Revelio mi aiuterà a scoprire dove l'hanno portata. Il che vuol dire che o si è trasformata in animale o è stata rapita. Allora, sicuramente ancora in forma umana, perché ci sono i segni di scarpe. Gli studenti impiccioni hanno sempre quel che meritano. Hai detto qualcosa? Cretino. Ok, le scarpe proseguono già fuori. Devono da Hogsmeade. Devono aver portato Natti da questa parte. Non c'è tempo da perdere. Le impronte conducevano a questa stanza. Sì. Deve esserci un modo per proseguire. Che si chiama accio. Ecco il metodo che serve per proseguire, amico. Però dobbiamo aprire. Allora, forse devo tirarlo fino in fondo, aspetta. Ecco qui e due. Una porta segreta. Trova il libro di poesie, trova la lettera d'amore di Otto. Revelio. Guarda, era palese che sarebbe stato come opzione questo. Da questa parte. Non c'è tempo da perdere. Era palese che sarebbe stata un'opzione trovarli, però. Già che ci siamo, voglio dire. Diventiamo invisibili e andiamo a fare un po' di esplorazione alla ricerca di una lettera e di una compagna scomparsa. Devo assolutamente fare in modo che non mi vedano. Sei già invisibile, non ti preoccupare.
Tra l'altro c'è tutto un effetto iper magico qua davanti, il che vuol dire o che c'è un campo di forza. Esatto. Non ha tutti i torti comunque. Gli studenti di Hogwarts hanno sempre la magica intuizione di impicciarsi nei fatti altrui. Allora, mia bella assassina, lì c'è qualcuno. Esatto. Rookwood ci ricompenserà per la nostra lealtà. Allora, ci ha detto di non farci vedere. Ne ho abbastanza di Feldcroft. Spero di non doverci tornare mai più. Ma se noi combattessimo? Perfetto. Grazie al fatto che ci siamo presi d'occhio subito quello cattivo. Abbiamo avuto un grande vantaggio noi. Addio signora. No, ma trasfigurazione, porca miseria, io non pensavo fosse davvero così utile, mannaggia. Però dai, è stata una grandissima idea prendere subito d'occhio la grande capa che aveva più vita, faceva più danni. Ah, non ti è bastata. No. Oh, aspetta, scusami. Muori. Mi ha fatto molto ridere che l'ultimo colpo proprio qua in faccia l'ha preso. Oggetto? Punto di domanda? Sì. Un accessorio per il corpo col punto di domanda. Perfetto. Che cosa abbiamo qui? La lettera d'amore? No, queste qua sono le poesie, ok. Il libro di poesie è sottratto ad Agabus Filbert. Sarà molto felice di riaverlo. Buon per lui. Mentre qui che cosa abbiamo? Una decorazione con... Ah, è la fontana! Quella che c'è davanti a biblioteca. Che figo. Questa allora, ti giuro, appena finisce Natale ce la mettiamo in mezzo alla casa. Che cacchio? Cos'è stato sto suono? Ehi! Hey. Ancora? Ah, perché sono qua sopra i tizi. Trasformiamo questo. Kaboom! E imperiamo il boia. Madonna mia, Crucio. È una gran bella mossa da avere. Morto? No, è ancora vivo. Maledetto. I boia sono fin troppo resistenti, eh. Sono veramente fin troppo resistenti. No, la porta si è chiusa. Che palle. Si è chiusa nel momento più strozzo che poteva fare. Apriti. Muori. Si è chiusa la porta nel momento in cui ho lanciato un bombarda. Che canonicamente bombarda basta e avanza per distruggere una porta. Dobbiamo riuscire a trovare la lettera d'amore. Un bel forziere con all'interno, eccola qui, la lettera, finalmente. La lettera d'amore di Otto Dibble per Rosie. Mi ha chiesto di distruggerla se l'avessi trovata. Beh, gliela sicuramente schifo non gli fa, dai. Facciamo le brave persone. Natti, sei qui dentro? Eccola lì, ciao. Ah no, sì è lei, no non è lei, scherzavo. Ah è Rabe, ciao. Signor Rabe, Daisy mi ha detto che è stato rapito. Hai parlato con mia moglie? Come sta? Non ti sento. Sta bene? Sì, sto bene. Ok. Grazie di essere qui. Di nulla. Queste serrature sono maledette. E c'è una fattura antimaterializzazione sulle celle. Ok. Neanche la magia senza bacchetta di Natti può liberarci. Devi trovare la mia bacchetta. Usi la mia. Una volta fuori da lì cercheremo... No, no, la tua non funziona. No, devo usare una bacchetta con cui ho un legame. Altrimenti potrebbe non funzionare o richiedere troppo tempo. E non possiamo farci scoprire. Sono già tutti morti, voglio dire. Hai idea di dove possa essere? È qui vicino. Riesco a sentirla. La percepisco. La troverò. Allora, Natti, dove sei? Ciao, Natti. Tutto a posto? Sempre a fare casino. Eccola lì, l'ho vista. Era diventata invisibile. Potrebbe essere lì dentro. Chi lo sa? Una cesta nascosta su un tavolo invisibile con un lucchetto. Non lo so, Rick. Mi sembra falso. Ecco fatto.
La bacchetta. Ed ecco la bacchetta. Sarà felice di riaverla. Tieni, liberati. Ho trovato la sua bacchetta. Ben fatto. Sapevo che era qui vicino. Non poteva essere lontano. Le maledizioni sono imprevedibili quando vengono spezzate. Ok, qui basta. Ah, wow. Potrebbe essere imprevedibile. Beh, liberare Natti, va. Scattush. Sei stata molto utile, Natti. Brava, brava, grazie, scappa. Signorisco. Non c'è di che. E grazie mille a te. Dobbiamo le nostre vite al tuo coraggio. Lo so. Non alla stupidità di questa qua. Per smaterializzare tutti e tre. Ma posso provarci. Ci provi, ci provi. E avverta l'agente Singer. Troveremo una via d'uscita per conto nostro. Natti, ho già fatto tutto io. Non è che farei qualcosa tu, sappilo, eh. Grazie ancora per avermi salvato. Di nulla. Preparati a combattere. Gli Ashwinder devono pagarla cara. Natti, ho già fatto tutto da solo. Sei inutile, anche tu. Sei superiore ad Amit, ma credimi, nella mia scala di compagni non sei in una buona posizione al momento. Tu e le tue idee delle palle. Oh wow, dovremmo combattere. Già, peccato che abbia già fatto tutto io, Natti. Ci aspettavo a te. Adesso quanto ci fai che c'è sua madre qua fuori? No dai, forse no, forse. Chiamo l'agente Singer e mettiamo fuori gioco Arlo una volta per tutte. Sicuro, guarda. Non aspettava altro Arlo. Sicuramente aspetterà sicuramente un poliziotto, guarda. È lì che trema proprio. Paura, no, vi prego, non arrestatemi. Eccoci qua, gente. Natsai Unai. Avrei dovuto saperlo. E tu? L'ammazza troll. Per fortuna siete in colum. L'ammazza troll. Singer, fosse la prima volta che facciamo qualcosa di strano assieme, forza. Isco Rabe mi ha detto che una coppia di studenti lo aveva salvato. Dovevo saperlo che eravate voi. Il signor lo so. Rabe sta bene? Sì. Sta benissimo. Da sua moglie. Signorina Onai, tua madre non sarà felice nell'apprendere che rischi la vita inseguendo soggetti notoriamente pericolosi. In realtà, agente Singer, io e Natti abbiamo scoperto che diversi abitanti di Hogsmeade sono stati minacciati dagli Ashwinder. Purtroppo. Oltre ad aver rapito il signor Rabe per ricattare sua moglie e Natti, Rookwood e Arlo hanno anche estorto denaro ad Agabus Filbert e Otto Dibble. Condurrò le dovute indagini. Quanto a voi non mi rompete i coglioni, voi due. Apprezzo quello che state facendo, ma state correndo troppi rischi. La prossima volta vi prego di lasciare gli Ashwinder alle autorità. Signora Singer, esatto. Non sono state di grande aiuto, però... Sì, signora. D'accordo, agente. Ha abbastanza prove per incriminare Arlow e gli altri uomini di Rookwood? Sicuramente è un buon inizio. Ma da ora in poi me ne occuperò io. Guardi, non aspettavo altro. Non pensi sai. Un po'. Faresti meglio ad avvisare tua madre. Faresti meglio a levarti dai coglioni. Mia madre non sarà felice. Grazie ancora per avermi salvata. Parleremo presto. Certo, guarda, non aspettavo altro. E via. Lezioni di ricatto. Perché chiamarle missioni mafiose suonava troppo male. Una lettera di... Gli Ashwinder hanno smesso di perseguitarmi. Sospetto ci sia il tuo zampino. Chissà come mai, eh. Ti ringraziamo di cuore. Certo. Sai, stiamo per partire per la luna di miele. Di già. Prima dovremo dire al signor Hill del nostro recente matrimonio. Augurami buona fortuna. Siamo per partire per il nostro la luna di miele. Non ci siamo ancora sposati. Oh, buon per te, vacci piano, fratem. Stiamo per partire per la luna di miele, ci dobbiamo ancora sposare. Forse un passettino indietro. Sai, uno, neanche troppi, uno. Dunque, abbiamo due missioni all'ombra, della speranza e della montagna. Ci serve bombarda. Allora, questa è sicuramente secondaria, direi di iniziare da questa. Anche se lo zio di Sebastian ci ha detto di stare lontani da Felcroft, noi andiamo a Felcroft, ovviamente, non sia mai. Non sia mai che ci facciamo comandare da un vecchio che ci dice cosa fare. Pensa un po', sto coglione. Allora, Sebastian, eccoci qua con tua Sebastian, sorellina. Una reliquia nascosta in una catacomba e che richiede un sacrificio oscuro. Lo so. So che suona male, ma se ti può essere d'aiuto, vale la pena rischiare. Già. In Faustus lo sa. Mi ha aiutato a trovare lo scriptorium e il libro di incantesimi di... Mia tarte! D'accordo. Se ci sarà anche in Faustus, verrò. Ma il tempo stringe. Solomon vuole andarsene da Feldcroft. Cosa? Andarsene? Devi ostacolarlo e farci guadagnare del tempo, Anne. Come faccio? Sono debole, sto per crepare io. Intanto noi saltiamo. Sarò informato. Tutto a posto, Sebastian? Solomon non può portare via Anne da Feldcroft.
Dove andrebbero? Quando la rivedrei? Te devi fare una ragione, Fra. Sebastian, non posso credere che mio zio voglia andarsene da Feldcroft. Anne lo fermerà. Deve farlo. Abbiamo bisogno di tempo. Tempo? Lo so. Per cosa? Ho scoperto altre cose sulla reliquia. Ho confrontato il libro di Serpeverde con tutti i volumi della biblioteca sulle reliquie e i sacrifici oscuri. Ok. Così ho capito una cosa. Credo che la reliquia funzioni solamente all'interno della catacomba. Ah, è più complicato del previsto? Possiamo farcela. Dobbiamo solo portare Anne alla catacomba e capire come eseguire un sacrificio oscuro. L'ostacolo maggiore però, ma semplice, potrebbe essere in Faustus. Anne si convincerà a tentare solo se lui sarà della partita. Dobbiamo anche cercare di non farci scoprire da tuo zio. Se informasse il preside, rischieremmo l'espulsione. Stavolta lascia in Faustus a me. Per quanto riguarda mio zio, non è più un Auror. Ciò che non sa, non può nuocerci. Non suona benissimo, Buona fortuna con Infaustus. Ci vediamo presto. Ti farò sapere quando noi quattro dovremo incontrarci nella catacomba. Aspetta, sì, capo. Il mio gufo. Ti aspetterò. A presto. A presto. Ci vediamo alla catacomba, allora. Quindi adesso andiamo a Lungo Costa insieme a Sebastian, che si trova da tutt'altra parte della mappa. Tra l'altro c'è anche una delle costellazioni che, già che ci siamo, voglio dire, andiamola a fare. Ehi, c'è un troll. Ma sì, dai, non combattiamo un troll da un pochino, voglio dire. Difendo. Tagliato a metà. E ci prendiamo un po' di caccole. Andiamo a vedere le stelle prima che sorga il sole. Ecco fatto, facile. Il cane maggiore. E andiamo a trovare di nuovo Sebastian, che sono passati 5 minuti. Ciao di nuovo. Questa costa non mi piace per niente. Fosse quello le robe pericolose, Sebastian. Ho ricevuto il tuo gufo. Grazie. Felice tu sia qui. Ho avvistato delle frotte di seguaci di Ranrock salire dalla costa. Ok. E ho udito uno dire che sono diretti a un'altra caverna, come quella trovata da noi. Com'è possibile che siano ancora un passo avanti a noi? Non possono sapere del trittico. Non so. Ho visto un altro ricordo. Questa volta era di una custode di nome Niv Fitzgerald. La preside. Era turbata dal modo in cui Isidora ha usato la magia antica. Ma ancora non so come tutto questo si colleghi a Ranrock. Questi custodi ti stanno prendendo in giro. Devi pressarli per avere maggiori informazioni. Non funziona. Non è così che funziona. Per accedere, esatto, a ciascuno di questi ricordi devo completare una prova. Non è semplice come credi. Mi stanno mostrando i ricordi in un ordine specifico. Loro... O non si fidano di te, o non hai sufficientemente a cuore Anne per porre loro le domande più scomode. Non è questo il momento in cui mettere in mezzo Anne. Certo che ho a cuore Anne, ma non ne posso più di dovermi sempre giustificare. Forse dovremmo separarci. Non intendevo questo. È solo che non stiamo ottenendo risposte. E lo so, e per questa missione abbiamo altra storia. Non è questo il tuo punto. Perché il trittico ci ha condotti qui? Non è questo il punto. Non mettere in mezzo i tuoi fatti nei miei. Sono due storie separate le nostre. Ho visto degli scagnozzi di Ranrock allontanarsi dal sentiero più avanti. D'accordo. Mi chiedo perché. Vorranno fare razzie. Questa montagna serviva a custodire gli oggetti preziosi dei borghi locali. Ma è stata abbandonata quando Ranrock si è impadronito della costa. Ah beh, furbi allora la gente che ha lasciato la roba. E visto che già so che c'è gente... Ecco fatto. Tutto risolto. Kaboom! Defunto! Levioso! Flipendo! Confringo! Addio! È ancora vivo? No, perfetto. Sebastian, fai un po' di attenzione. Non è che ti posso sempre salvare. Quanto sarebbe c'è comodo poter usare le scale, le scale, sì, la scopa, Sebastian. Non per tutti, però. Oh, Terstal. D'accordo. Senti, non ho nessuna intenzione di scalare questa montagna in silenzio. Sebastian, vai tranquillo, non ti preoccupare. Se non hai voglia di scalare la montagna, posso farlo anche da solo. Non è un problema, davvero. Cosa dobbiamo fare per aprire questa serratura che non c'entra niente con la missione, ma già che ci siamo... Ci prendiamo quel forziere. Credo che l'unica cosa sia solo tirare le leve. Ok, è stato semplice. Oh, wow. Un'uniforme scolastica chiusa in una cripta. Sono sicuro che ce l'abbia nascosto un antico studente. Sai Sebastian, se potessimo usare la scopa saremmo già arrivati in cima. E tu non ti dovevi lamentare di non voglio scalare una montagna. Ok, c'è
un muro magico qui, che ci impediva sicuramente di entrare con la scopa. Su quello è ovvio, ma è motivo di gameplay, non di trama, sappilo. Però eccoci qua, il nido dei Terstal. Incendio! Incendio no, però questo sì, va bene. Quindi questo è un nido di Terstal, giusto? Beh, mi dispiace che possiamo entrambi vedere i Terstal. Lo so. È una capacità che avrei preferito non ci accomunasse. Hai ragione, fratem. Tanto però di Terstal ce ne ho già, quindi non stiamo neanche a disturbarli. Ok, di nuovo. Aspetta, dobbiamo studiare un piano. Sono stanco di pianificare. Ah beh, pensavo dicesse a me invece. Ah, cacchio. Porca troia. Vendicherò la tua morte. Ma stai buono. Dove sei? Piccolo Munkalf. Piccolo Munkalf. Di tutti gli insulti, credo che piccolo Munkalf sia il più stupido che ho sentito fino ad ora. Ecco fatto. Appena arrivato, appena scomparso. Quel che si meritavano. Lo so, su quello hai ragione. Cosa ti è saltato in testa? Di uccidere quei goblin. Potevi farci ammazzare. Ma non l'ho fatto. Ma poteva succedere. Devi fare attenzione, brutto coglione. Sono diretti più avanti nel sentiero. Proseguiamo. Noi non lo sopportiamo più, mi sa che Sebastian, sai. Mi sa che Sebastian sta arrivando alla fine dei nostri incontri. Finiremo questa storia per il bene di Anne. Ma dopo di quello credo che Sebastian non lo vedremo più, sia per gameplay sia a livello di storia. È sicuramente stato uno dei nostri primi amici e su quello non lo possiamo negare, però... Defuso. Comportarsi male non è una giustificazione. E dentro questo bellissimo forziere troveremo un vestito. Non lo sappiamo, come al solito. Grazie, gioco. Do ragione a chi mi aveva detto che il gioco è bello, però è ottimizzato un po' così. Perché grossi problemi non ne ho visti. Cioè, non ho visto grandi crash, non ho visto bug strani. Sotto quel punto di vista, comunque, non c'è problema. Sotto certi punti di vista un po' più, diciamo, minuziosi, qualcosina si poteva migliorare. Però, comunque, il gioco è decente, su quello non c'è dubbio. Cos'è sta pozza di schifo e ossa? Vabbè, noi proseguiamo per il momento, dai. La farà pagare a tu. Dove sei? Qualsiasi fatto di argento goblin appartiene a noi. Che sia una spada o uno di quei fantomatici depositi. Certo. Hai sentito quel goblin? Come no? Che ridicolo concetto di proprietà. Che ridicolo. Che branco di stronzi. Non so se questa fosse la via giusta, ma... Guarda, arrivato a questo punto, tutto è bene ciò che finisce bene. Chi va là? Brutto coglione! Hai ucciso il mio compagno! Oh, guarda. Bombarda. Un muro da bombardare. È il tranello del diavolo? Sì, è il tranello del diavolo. Se non fosse per Hermione, chi saprebbe come combattere il tranello del diavolo? Ma... Delle galline e un cadavere di serpe verde? No, è un tizio. L'ispezione del suo pollaio avverrà fra 2 settimane. Cioè, questo si è nascosto con i polli per non... Per... Boh, vabbè, guarda. Non mi faccio domande oltre a questa. Dobbiamo andare alla stanza delle necessità a fare un po' di ispezioni, eh? Che fa? Dove va? Dove si è attaccato? L'unico mago buono è un mago morto. Wow, che bella frase fatta. E io ho tutte le intenzioni di aiutarlo nei suoi scopi. Certo. Aiutalo. Sotto forma di esplosivo. Guarda, non ne ho dubbi sulla questione, credimi. Arresto un momento. Fermo, ho sbagliato. Bersaglio. Vai via da qui. Dov'è? Ecco fatto. Dovrebbe bastare e non c'è più nessuno. Perfetto, allora muori. Deve essere questa. Sebastian, aspetta. Aspettare? Cosa? Perché improvvisamente tanta calma? Perché non voglio farmi ammazzare.
So che sei arrabbiato e abbattuto, ma attaccare ora potrebbe vanificare tutti i nostri progressi. Lodgok ha detto... Ah, il tuo amico Goblin? Smettila. Non tutti i Goblin sono come Ranrok. Io non sono il nemico. Vogliamo la stessa cosa. Esatto. Trovare delle risposte. Pensavo che volessimo la stessa cosa. È così. No, ascolta. Tu vuoi aiutare Anne. Lodgok conosce Ranrok molto meglio di noi. Mi ha detto che Ranrok sa dei custodi e sta perlustrando tutti i luoghi legati in qualche modo a ciascuno di loro. Ecco perché sembrano sempre essere un passo avanti a noi. So quel che sto facendo. Devi fidarti di me. Oh, finalmente abbiamo tirato fuori un caratterino niente male. Mi dispiace. Mi sto lasciando sopraffare dalle... E io ti perdono perché lo so cosa stai pensando. Però non è quello che serve, non al momento, Sebastian. Devi... Senza il tuo aiuto. Beh, Ranrok chiaramente sa più di quel che credessimo. Dobbiamo stare attenti a non fare errori. Attaccare ora non serve. Ci attende un durissimo lavoro. Dobbiamo operare assieme, solo così troveremo l'ultimo pezzo del trittico. Sperando che... Sono d'accordo. Ci conduca davvero a ciò che ci serve. Forza Sebastian, entriamo. Cos'è sto rumore? Per ora tutto bene. Splendido. Per ora? Oh, e vai, altri ragni. Perfetto. E io lo ripeto, cioè... Se non ci fossero stati i ragni... Che cosa appariva in ste grotte? Cioè, uno dice sì, seguaci di Ranrok, per carità. Però, cioè, non è che puoi mettere in ogni cacchio di angolo un goblin, anche nelle caverne dove c'è scritto attenzione ragno. Anche se a quanto pare i goblin, anche loro, tanto fanno dei ragni. A quanto pare non sono. Ne manca uno. Ripeto. Incendio. Ho sbagliato, scusami. Cavolo, adesso mi appare da sotto. Confringo. Kaboom. No, come l'hai mancato? Allora, fermo. Ecco fatto. Arrivo. Confringo. Bomba. No, è andato sopra, troppo sopra. Ripeto. Kaboom. Tu sei ancora sotto imperio? Guarda, non lo so. Ma beccati un crucio, per sicurezza. Arresto momenti, espandiamo. Confringo, bombarda. Difendo. Ecco fatto. Così possiamo stare un po' più tranquilli. Oh, finalmente. Ne mancano una quarantina di ragni, eh. Bombarda. Ecco qua. Quasi non avrei saputo fare di meglio. Quasi. Non sia mai che ci montiamo la testa, Sebastian. E che cosa abbiamo qui? Un altro oggetto per la stanza. Un quadro. Una spintarella. No, una statua. Una statua di Knisol, tra l'altro. Ce ne volevano tre, almeno. Duh. Peccato che sti premi sono sempre un po' così. Ma tu ancora vivo sei? Scusami, Confringo. E addio al ragno. E che cavolo. Si era nascosto là sopra per evitare la morte, ma pensa a te. Quei ragni sono intenzionati a divorarci. Ma sicuro appunto, anche solo a livello di testo. Se io adesso qua non avevo i ragni, che cosa diceva? Dove sei? Eccoti là. Incendio. Ah, morto. Morto. Oh, ma quanti? Incendio. Colpisce col sasso. Bravo. Ecco fatto. Addio al ragno. Maledizione. Ma più che altro il rumore che fanno quando scappano infuocate. Allora, una scala vedo che conduce qui. Per quale motivo? Difendo. Perché nessuno vi metta piede da un po' di scheletri. Comunque questa zona qui per una volta non mi ricorda Skyrim, aspetta, ma mi ricorda Uncharted. Mi ricorda Uncharted, una zona che aveva un'entrata simile ed era ricoperta di vegetazione. Ma che poi non mi serve per forza bombarda, posso usare anche Confringo per aprire ti muri di roccia. Guarda questo posto. Non è il mio stile però. Troppo esagerato. Quanto sei show off.
incendio. Ecco fatto. Madonna mia, ho sfondato un muro. Becca lui. Ecco fatto. Questo è cattivo. Ecco fatto. Oh cavolo. Liberati. Maledizione. Qualcuno mi liberi. Incendio. Ecco fatto. Ah, di nuovo. Ma porca miseria. Sebastian, helpami. Ecco fatto. E addio a uno e addio all'altro. Incendio. Ah, mancato. Bombarda. Confringo. Ripeto. Ecco qua. Oh, finalmente. Manca solo quello grosso ora. Cruz. No, ho sbagliato. Ecco qua, Sebastian. Colpisci il ragnone. Bombarda. Confringo. Risolta. Oh, finalmente. Attraversare la caverna può essere stata l'unica sfida. Forse dobbiamo cercare delle rune. Non lo so. Forse quelle attaccate al muro sono le rune che dobbiamo colpire. Genio, anche tu? Che sei ricoperto di ragnatele in faccia? Però prima di proseguire, ovviamente. Incendio. Ecco qua. Le casse le troviamo per fortuna o istinto? Entrambe, ti direi. Reggi i libri, carino. Uno, due, tre. Non sarà mai troppo presto quando usciremo da qui. Siamo arrivati? Credo di sì. Boss fight? Boss fight, palesemente. Sono un troll cazzone. Ho rotto tutto perché mi fa ste schifo. Vai tranquillo, Sebastian, adesso. Troll! Ecco fatto. Ce ne occupiamo, ma tipo subito. Ecco fatto. Ecco qua, iniziamo anche a occuparci del nostro di troll, perché... Dai, Sebastian, sono un cretino. Sbagliato bersaglio. Ecco qua. Occhio. Porca miseria. Oh, però non mi ha fatto danno perché è con noi lui. Ecco fatto. Due. Perché no, anche tre. E perché no, anche l'ultimo. Ecco qua. Un po' di... Merda, ho dimenticato di pararmi. Ok. Troll evitato. Oh, bello potente sto trollettino, eh. Complimenti alla mamma troll. Stupefaccio. Ecco qua. Dai, l'avevo mancato. Ecco qua. In piena faccia. Sconfiggi tutti i nemici come preferisci. Ma perché sì, proprio regalata questa. Che dici? Lo ripariamo? Sto troll viveva qui da 2000 anni. Ha aspettato che arrivassimo noi per rompere tutto quanto. Pensa un po' quanto era gentile. Devo per caso accendertela? Incendio! Ho messo tutto a sul quadro. Ci sono. Oh, ma guarda un po'. Grazie.
Vieni Sebastian, andiamo a fare un po' Bob e l'aggiusta tutto. Puoi aggiustarlo, sì, con la magia. Puoi aggiustarlo, sì, con la magia. Peccato che hai aggiustato l'unica cosa sbagliata. Ah, mi ci devo mettere davanti? Di lato no, ti faceva schifo. Riparo credo sia la cosa più utile che un mago possa apprendere, fra le tante, ovviamente. Un intero gomitolo, direi. Cioè, ti si rompe qualcosa, basta, riparo e a posto. Non hai proprio neanche bisogno di comprare roba nuova. Dunque, per arrivare basta fare così. Oh, c'è una lettera, aspetta. Una notazione. Hai trovato qualcosa? Sì, una lettera. Una notazione di diario. Isidora è stata qui. E se Isidora è stata qui, vuol dire che siamo sulla strada giusta. Quante scale. Sono senza fiato. Però ne è valsa la pena. Che panorama. Panorama. Madonna mia, eravamo al piano di sopra, Sebastian. Ti sorprendi un po' per poco. Sta statua però aveva un aspetto talmente lucido che ti giuro per un attimo ho pensato, non è che si anima? Dai, siamo alla fine. Sarà un modo per farlo saltare via. È impossibile. Un modo per farlo saltare via, eh? Deve esserci bombarda. Un altro piano sopra di noi. Sì, ed è qua sopra. Un'altra annotazione. Diventerò un giorno più abile nell'uso del mio potere. Te lo auguro. Buone notizie? Questa annotazione è preoccupante. Tanto sono sicuro che per Isidora non sia finito benissimo. E guarda un po', ecco come dobbiamo passare. Però lo ripeto. Confringo! Non serviva bombarda. Quasi non avrei saputo fare di meglio. Bastava confringo, pensa un po'. Questo posto non può essere appartenuto solo a Isidora. Quello no, di sicuro. Non credo che Isidora fosse così ricca anche dopo essersi trasferita a Hogwarts. Uno. Due e... Dov'è l'ultimo? Tre. Fatto. Oh, finalmente. Sia un'altra zona creata da io. Credo proprio di sì. Deve aver affinato la sua abilità con la magia antica in questo posto. Credo che ci siamo persi qualche annotazione. Ne abbiamo trovate solo 3 su 7. Dunque. Dai ricordi che ho visto, so che i custodi e Isidora non la vedevano allo stesso modo sull'uso della magia antica. Vorrei potessi vedere un Revento. E io vorrei vedere dove si nasconde ciò che dobbiamo trovare. E qui. L'ultimo pezzo della tela. Oh, l'ultimo pezzo della tela. Ce l'abbiamo fatta. Isidora non avrebbe dovuto tenere tutto questo segreto. Dai ricordi che ho visto, so che i custodi e Isidora non la vedevano allo stesso modo sull'uso della magia antica. Però non capisco perché sembra essersi data tanto da fare per raccontare la sua storia a loro insaputa. Vorrei potessi vedere uno dei suoi ricordi. Già, anche io. È molto probabile che lo vedremo allora. Riusciremo a capirci qualcosa di più. Esatto. Forse non la incontreremo Isidora. I custodi sono 4 e a quanto pare non 5. Però forse trovare il ricordo di Isidora ci darebbe un quadro più completo della situazione. Incredibile l'avventura che ci ha fatto vivere questo trittico. Però alla fine ce l'abbiamo fatta. Ci siamo. Non tenermi sulle spine. Piazzalo, dai. Lo piazziamo. Vediamo l'ultimo pezzo del puzzle. C'è un muretto. Ah! Un altro pensatoio. Stavamo inseguendo questo. A quanto pare sì. Mi chiedo se... Sai che ti giuro per un attimo pensavo esatto che Sebastian lo prendesse per lui. Per un arcano motivo. Ti ci butti anche tu Sebastian? Sì, a quanto pare sì stavolta. Il padre, quando ancora era triste. Non posso resuscitare mio fratello, ma posso darti la pace, papà. A quanto pare non è quello che vuole. Per un attimo mi aspettavo che lo fermasse. Avanti, la fermasse, sai? Ok, questa è la parte dal suo punto di vista. Non vediamo l'ora di sentire quello che... Ci siamo? Voglio questo è il suo qualcosa. Punto di vista. Papà, sono i miei colleghi di Hogwarts.
Mio padre non parla dalla morte di mio fratello. Durante i miei viaggi ho avuto la conferma di ciò che pensavo. Cioè che abbiamo il potere di rimuovere il dolore. Plink! Così. Plink! Isidora. Il problema è che lei si è assuefatta poi di questo profumo di dolore. Ma che cosa hai fatto? Io ho estratto il dolore. Grazie. Funziona? Direi proprio di sì. Ovviamente, è argento goblin. Mi serve qualcosa di più grande. D'accordo. Gradbard, l'antenato di Ranrock. Se mi dicessi che cosa dovrà contenere. Questo. Magia. Avanzata da un incantesimo per rimuovere il dolore. Però, se usato correttamente, il suo potere è in grado di fare molto di più. Non è stata molto furba, eh? Perché vuoi mettere da parte una simile magia? Voglio tenerla al sicuro finché i miei colleghi non ne capiranno il valore. Alcuni sono turbati da una tale magia. Non tutti sono pronti a un simile potere. Immagino. Però forse se tu non sei così d'accordo vuol dire che... Ma qualcuno lo sarà. Hai capito di cosa si tratta? O è complice in modo pulito. Hai eliminato il dolore. Puoi farlo anche tu. C'è un modo per aiutare Anne. Qualcosa non va, Sebastian. Che vuoi dire? Hai visto ciò che ha fatto? No, non con i ricordi, con il ritratto. Io credo che Isidora non sia apparsa semplicemente perché non può. Cioè? Non ti seguo. Abbiamo già visto quel posto. La casa Feldcroft, il quadro esatto. Distrutto. Sono luoghi suoi. Sì, è vero, qualcuno ha distrutto delle tele incantate. Ma abbiamo trovato il ricordo. Sì. Non è questo il punto. Sì, ragione. Abbiamo visto quello che voleva mostrarci, quello che poteva fare, che tu puoi fare. Che io non so ma fare. Non so come fare quel che esatto. Ha fatto Isidora. Allora dovrai imparare. Ti insegneranno i custodi. Loro non vogliono imparare non so questo. Se lo faranno. Esatto. Per i custodi, rimuovere la capacità di provare dolore è una forma di magia complessa e imprevedibile. Da usare con grande cura, se non da evitare. Da evitare? Ma se hai superato tutte quante le loro prove, hai già dimostrato. Ancora una ne manca. Tu puoi farcela. Ne hai le capacità. Lui è disperato, maledettamente disperato. Lo capisco, però. Troppo. Ti prego. Parla coi custodi. Se non per me, fallo per Anne. Se n'è andato, però è ancora qua dietro. Zitta Isidora. Perché distruggere il suo ritratto? C'è un motivo, ed è abbastanza ovvio secondo me. Perché non volevano che nessuno trovasse questo modo per poter togliere il dolore. Io non so come funzionino i quadri o come evitare che qualcuno all'interno del quadro ritorni. Ma se hanno distrutto il quadro, nascosto il ricordo e adesso impedito al suo ritratto di apparire, hanno preso tutte le precauzioni del merito. Ho trovato una delle trivelle di Ranrock in una miniera lungo il litorale. Intendo distruggerla. Sono stanco di cercare di ragionare con lui. Puoi unirti a me, ma nel caso non dovessi vederti lì, ti contatterò al mio ritorno. Ho qualcosa da darti. Ok, capo. Lodgok si sta cacciando in guai che non immagina nemmeno. Devo trovarlo. Il problema è che non è che sia vero il fatto che se non ti trovo lì allora ci sentiamo. Se non vado lì non va avanti il gioco. Punto.